Vai. Siamo stati alla presentazione del nuovo libro di L'Abbadessa presso la libreria Feltrinelli. Da dove ho tratto l'ispirazione per lavorare a questo fumetto? Dal voler raccontare una storia diversa rispetto al solito. In realtà io provo a fare libri che fanno ridere da 3 anni, ma non ci riesco più. Cioè, solo il primo faceva ridere sul serio, poi sono diventati sempre più drammatici. E forse questo mi ha ispirato, il dramma che sto vivendo in questa piccola fama che mi sta attanagliando. Sì, sta diventando oscura questa intervista, però mi piace. Non ero pronto, tra virgolette, a tuffarmi in questo mondo. Non lo sentivo, non lo sento il mio mondo in tutto e per tutto. Mi piace stare a contatto con le persone, mi piace fare questi eventi perché guardi negli occhi quelli che ti rispondono ai sondaggi, per dirne uno, che ti scrivono un messaggio, che si leggono i tuoi libri e ti dicono cosa ne pensano. Quindi è bello, però io non so fatto per queste cose, sono tipo ansioso, che si agita facilmente, che suda come un pazzo, quindi ogni volta è un trauma. Il mio dramma è legato a queste piccole uscite dalla mia comfort zone.